Buonasera, oggi cominciamo a vedere il software Cycles Navigator, che è uno strumento che è stato presentato sabato scorso da Sartorelli e che adesso è in distribuzione anche tramite il sito Borsari. Tra l'altro, dalla settimana prossima inizieremo a seguire l'Eurostoxx con questo software e pubblicheremo le analisi sulla Borsari Trade, la rivista settimanale di analisi dei mercati. E allora proviamo a vedere come funziona, insomma, questo strumento che è ricco davvero di indicatori, insomma, di tutte le applicazioni e gli strumenti tipici dell'analisi ciclica che sono racchiusi in un unico software e quindi pronti a disposizione per chi volesse, insomma, fare un'analisi ciclica regolare di diversi, ci sono indici, Bund, comunque, insomma, questo però non è importante. Andiamo a vedere invece l'indice italiano che cosa sta facendo. Allora, vediamo, innanzitutto vediamo che partiamo, come di consueto, dai cicli più lunghi, vediamo il ciclo annuale. Come potete notare, insomma, questo software ha già impostato sul grafico il battle plan, che poi si può variare per proporzioni, durata e tendenza i sottocicli anche, insomma, del battle plan si può modellare e regolare a piacimento. Quindi, poi abbiamo i vari indicatori, insomma, medie mobili e quant'altro. Vediamo, insomma, che il nostro ciclo annuale, io qui vi ho impostato una tendenza rialzista massima, ci troviamo sul secondo semestrale. Notate chiaramente la composizione classica di tre sottocicli, e andiamo quindi a vedere questo secondo semestrale in cui ci troviamo. E qui, anche qui, vediamo, insomma, che c'è qualcosa di strano. Io direi che sembra fittare meglio sulla impostazione dell'intermestrale, ovvero il ciclo che abbiamo già visto in altre occasioni, composto da 6 3C più 1 e da 2 3C più 2. Quindi andiamo a vedere meglio come si compone il primo 3C più 2 di questo intermestrale, che dovrebbe essere finito proprio il 31 gennaio. Dunque, questa sembrerebbe la soluzione più ragionevole, soprattutto se consideriamo che T più 2 e DAX sono sfasati da novembre e quindi possiamo presumere che questa configurazione dell'intermestrale sia un mezzo, insomma, per l'indice italiano di rimettersi in fase, un'occasione per rimettersi in fase con il DAX. Però, vabbè, notate che comunque la media mobile non è stata ancora rotta rialzo, quindi, insomma, ancora prima di confermare questa struttura, vediamo di aspettare la settimana prossima, perché comunque è appena partito. Se vogliamo pensare, insomma, che questo 3C più 2 composto da 6, 3C più 1 sia finito il 31 gennaio, quindi adesso noi ci troveremo su il nuovo 3C meno 2 del nuovo ciclo intermestrale, che vedete però, insomma, a me sembra essere piuttosto neutro di tendenza, molto debole, quindi non sembrerebbe che sia partito proprio un nuovo ciclo di medio periodo. Quindi questo cosa vuol dire? O effettivamente, insomma, il primo 3C più 2 di cui abbiamo discusso prima non è effettivamente ancora finito, quindi ci vuole ancora qualche giorno di strascico. Oppure si può pensare benissimo che in effetti la tendenza dei mercati stia cambiando e, insomma, ci stiamo avvicinando a un'inversione anche pesante dell'indice italiano.